ringrazio la CSA per aver scelto Senigallia per questo incontro. Io leggo dai giornali che Senigallia aveva un piano di sicurezza che funzionava. Il piano di sicurezza di Senigallia, per metterlo in atto, ci vuole circa un'ora affinché entri in regime. Un'ora spesso non è sufficiente, è il tempo minimo entro il quale si può entrare a lavorare in quella maniera lì. Il gruppo assicurativo AXA Italia, con il patrocinio del Comune di Senigallia e da ANIA, Associazione Nazionale per le Imprese Assicurative, ha organizzato un evento presso la Rotonda di Senigallia, incentrato sul tema della prevenzione e mitigazione del rischio climatico. Quello che ci contraddistingue noi in AXA è che siamo una multinazionale, ma crediamo molto alla vicinanza al territorio. Noi crediamo che l'assicurazione possa essere un vettore di stabilità sociale e possa essere un vettore di resilienza dell'economia locale. Sono stati presentati i risultati di una ricerca sulla rischiosità del territorio delle Marche, profilata sui singoli territori, con un approfondimento sulle possibili misure di sensibilizzazione e adattamento, realizzata da AXA Climate, società del gruppo AXA, che vede impegnati oltre 100 data scientist, esperti nell'analisi del rischio climatico. AXA Assicurazione ha ritenuto di dover affrontare il tema del cambiamento climatico su un territorio particolarmente soggetto a rischio idrogeologico come quello delle Marche. E credo che sia un importante momento di discussione rispetto ad una problematica che caratterizza il nostro paese, che recentemente ha visto una legge di bilancio individuare una misura di collaborazione pubblico-privato proprio in relazione alla copertura delle imprese private industriali da questa tipologia di rischio.